Fatemi sfatti del martedì, come sempre in diretta, per discutere di un fatto, di un misfatto del territorio accaduto in giornata, ma non solo. Questo è un fatto, come vedete dalla grafica, rifiuti, guerra agli indisciplinati, che si verifica ormai da anni, un fatto, diremo, un misfatto consolidato. E chi è che ha dichiarato? Qual è il comune che ha dichiarato guerra agli indisciplinati? È Marina di Gioiosa Ionica, che con un'ordinanza, parleremo poi col primo cittadino Domenico Vestito, un'ordinanza controlla, monitorizza tutto il suo territorio per evitare un fatto ormai consueto, lo spiegherà poi meglio lui, che da anni si verifica nella propria cittadina, il fatto che rifiuti provenienti da altri paesi vengono poi riversati nei cassonetti del suo territorio con un duplice, diciamo, effetto negativo, degrado ambientale, perché comunque si vede un'incombenza di rifiuti, e anche un sovraccarico praticamente nei confronti dei cittadini che invece di Marina di Gioiosa che con diritto devono depositare i propri rifiuti. Buonasera Sindaco innanzitutto. Buonasera a lei. Senta, un'ordinanza che, come abbiamo detto prima, rispolverata, effettivamente l'ordinanza c'era? Sì, l'ordinanza è di un anno fa circa, adottata in conseguenza della verifica di un eccesso di conferimento di rifiuti in alcuni cassonetti che si trovano ai confini della città, e questo evidentemente aveva dei chiari risvolti negativi per i miei cittadini, non solo in termini di igiene urbana, che è quella che ci preme, ma anche in termini economici, perché con il nuovo sistema della Tari tanto conferisci, tanto deve pagare il cittadino, e quindi non trovavamo giusto che i nostri cittadini dovessero sobbarcarsi i costi di rifiuti provenienti da altre parti. Senta, un'ordinanza rispolverata perché? Noi diciamo, questa è un'ordinanza già c'era da un anno, oggi viene alla ribalta mediaticamente perché è stata rispolverata, perché il problema si è ripresentato o si è riacuito? No, il problema si è ripresentato in concomitanza con l'avvio della raccolta differenziata dei rifiuti a Siderno, ed è un modo da parte nostra di stare vicino anche alle amministrazioni di Roccella e di Siderno, che con grandi sacrifici e con impegno significativo hanno avviato dei percorsi virtuosi di raccolta differenziata, e non è giusto che quei cittadini indisponibili, per non dire altro, a fare la raccolta differenziata, a conformarsi alle regole del buon vivere civile, debbano compromettere un percorso così interessante e così importante e così virtuoso fatto da Siderno e da Roccella. Allo stesso modo però Marina di Gioiosa Ionica non può pagare i costi degli incivili. Senta, lei effettivamente lo ha detto, la nuova Tari, a parte il degrado, diciamo, ambientale, perché comunque chi passa, sono zone, lei ha detto, limitrofe a Marina, più o meno nelle zone, quali zone vengono concentrati maggiormente? Sulle zone statali? Le zone di confine, sì, lungo la 106. Senta, e oltre quindi il degrado ambientale, dicevo l'aggravio di costo, come ben diceva lei, per il nuovo sistema Tari. Di conseguenza, sì. non le chiedo dei numeri e dei calcoli, quanto è stato, quant'è che incide approssimativamente questo costo, questa operazione su Marina di Gioiosa? Beh, diverse migliaia di euro, ovviamente una stima precisa non la possiamo fare. Perché però diverse cassonetti... migliaia di euro è già una cifra. Certo, assolutamente. Consideri che una tonnellata di indifferenziata costa 169 euro e quindi... Senta, affiancata a questa ordinanza, che come sappiamo tutti limita l'incivile, non cerca, non limita, perché comunque un'ordinanza non fa paura a chi è praticamente incivile per natura. Cosa avete predisposto di aggravio per rafforzare tutto? Abbiamo predisposto anche un servizio, sull'esempio da ultimo del comune di Ardore, di fotovideotrappole. Ci siamo dotati di questi strumenti, ovviamente non dirò dove sono posizionati per evidenti ragioni, e stanno già sortendo un po' di effetti. Abbiamo pizzicato qualche furbetto,
che dovrà rispondere pagando delle multe abbastanza salate, perché si tratta di inquinamento ambientale. Le nuove norme in materia sanzionano in modo significativo. Quant'è la sanzione per l'indisciplinato? Così magari gli mettiamo un po' di paura. È di 600 euro circa. 600 euro circa, quindi una bella cifra. Sì, sì. Senta, un'altra cosa, Marina di Gioiosa, per quanto riguarda quindi questo che lei ha definito sia a Siderno che a Roccella, questo processo virtuoso che però qualcuno non ha accolto dei loro cittadini, perché se conferiscono nei paesi limitrofi, in questo caso Marina si trova in mezzo ai due, come si sta ponendo invece Marina di Gioiosa nei confronti della differenziata? Ma noi siamo in un contesto di unione dei comuni, abbiamo ottenuto il finanziamento da parte del CONAI, il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, della progettazione, della comunicazione e dello start-up per la raccolta differenziata. Proprio questa mattina ci siamo sentiti con i tecnici incaricati, i quali stanno lavorando alla progettazione che nel mese di dicembre verrà presentata nella sua fase preliminare, da condividere e da discutere con i cittadini, perché i cittadini sono parte integrante e fondamentale in un percorso di questo tipo. Noi contiamo, se tutto va per il verso giusto, per l'inizio della prossima estate di partire con la raccolta differenziata e con l'eliminazione dei cassonetti. Senta, una raccolta differenziata e eliminazione dei cassonetti, quindi col sistema porta a porta come Roccella e Siderno? In massima parte sì, ovviamente lo studio che il CONAI sta svolgendo è finalizzato a inquadrare il giusto sistema per le caratteristiche territoriali di Marina di Gioiosa Ionica, che ha un centro abitato densamente popolato, però tante frazioni, alcune molto piccole, e ovviamente bisogna fare una valutazione attenta su questo tipo di sistema. Ovvio, anche così di costi, ecco, di gestione del porta a porta, anche di costi di gestione del porta a porta per queste proprie frazioni. Così come i fluttuanti durante l'estate. Ovvio. Senta, a proposito di unione dei comuni, visto che voi ragionate in termini di unione anche dei comuni, ricordiamo Marina di Gioiosa assieme a Gioiosa Ionica, Mammola, Grotteria e altri, quindi forma San questa Giovanni e Marzo, ne citiamoli tutti. Citiamoli tutti per la par condicio, certo. E formate questa unione dei comuni. Qualcuno ha malignato dicendo: dopo l'assemblea dei sindaci di sabato scorso si è un po' incrinata questa unione dei comuni, dopo che Domenico Vestito assieme al sindaco di Locri ha stralciato questo statuto, dove era presente anche, lo nominiamo, il consigliere metropolitano Salvatore Fuda, che è anche sindaco di Gioiosa. Assolutamente no, è veramente. È stato indisciplinato lei, Domenico Vestito? No, non sono, guardi, stato indisciplinato. Credo di aver difeso la dignità della mia gente, del mio comune, dei miei cittadini e dei sindaci, perché quello statuto, che è assolutamente da rivedere, non può essere valutato positivamente da noi. Ma la cosa che ha fatto in modo particolare indignare me e il sindaco di Locri non è tanto i contenuti, perché sui contenuti ci si lavora e si producono degli emendamenti e si possono approvare o meno. Ci ha indignato questo mistero, questo enigma, delle PEC. Cioè, il Consiglio metropolitano approva uno statuto e a noi sindaci viene inviato un altro. Cioè, francamente, come diceva Giulio Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma molto spesso si indovina. Ecco. Senta, comunque i rapporti con Salvatore Fuda sono, così come il resto dei sindaci dell'Unione, assolutamente sereni, assolutamente pacifici, forse ancora di più che rispetto a prima, perché condividiamo le stesse linee di indirizzo sullo statuto metropolitano. Che quindi fa, anche Fuda condivide la sua visione? Sì, sì, assolutamente. No, perché tra quelli che quel giorno hanno parlato eravate solo lei e il sindaco di Locri. Non ho sentito, mi scusi. No, perché quel giorno sabato, vista magari anche la veste in cui era Salvatore Fuda come consigliere metropolitano, l'unica opposizione, almeno per quella che è apparsa anche dalla stampa, era la sua e quella del sindaco di Locri. No, ma anche Salvatore Fuda nella sua premessa
ha detto che la sua battaglia sia in seno al Consiglio e adesso in seno alla conferenza dei sindaci sarà quella di equilibrare i poteri del sindaco metropolitano attraverso una valorizzazione della conferenza metropolitana composta dai sindaci, e su questo ci troviamo. Poi è ovvio, ci sono metodi diversi, ci sono sensibilità diverse, ma sui contenuti tra me e Salvatore Fuda non c'è rottura di nessun tipo e di nessuna natura. Questo per chiarirlo anche ai telespettatori, abbiamo anche chiarito l'aspetto, io la ringrazio sindaco di Marina di Gioiosa Domenico Vestito, lo ricordiamo e lo ringraziamo per questa ordinanza che è riapparsa in auge dopo che il fenomeno di conferimento di rifiuti abusivi provenienti da paesi limitrofi a Marina di Gioiosa Ionica si è ha ripreso piede, vista, come dice il sindaco, l'avvento della differenziata a Siderno, il fenomeno si è ripresentato. Sanzioni gravissime, quindi 600 euro di sanzione per chi viene beccato, e verrà sicuramente beccato, perché come diceva il sindaco a Fatti e Misfatti ospite da noi, sono presenti delle video trappole in molte zone che ovviamente non diramo, quindi attenti agli indisciplinati, a coloro che conferiscono in modo indisciplinato. Grazie a voi, vi do appuntamento a martedì prossimo con me. Ringrazio ancora una volta il sindaco Domenico Vestito. Buonasera.